Io non avevo ancora visto niente e ragazzi, già questo menù mi sembra una figata. Io invece ho visto tante cose e devo dire tante cose molto molto carine. E andiamo a spacchettare questo nuovo primissimo pass battaglia. E sbam! Vediamo subito che ci sono due tipi diversi di pass. Quello gratuito, che è quello più in alto, e quello diciamo da shoppare, che è quello più in basso. Un po' come su Fortnite. Sì. E vediamo che a livello 1 c'è già una chest, una cassa. Attenzione. Pack sledge chiaro. Oh mio Attenzione. Dio! Ti danno tutto lo sledgehammer coi colori del Six Invitational. Usiamolo subito. Conferma equipaggiamento. Bello, Pensavo che starebbe bene su Rainbow Six Magic. Perché? Carino, un po' arcobaleno, ma è carino. Dai. Rainbow, no? Livello 2, ciondolo gratis per tutti, team Giappone. Perché proprio il team Giappone? Potenziamento fama, che queste lattine, insomma, sono belle strane. Oh, stronga. La Monster, vai, se beve. Sinceramente, dovrebbero agli eventi portarle e regalarle. Sarebbe molto molto carino. Che poi col simbolo tipo del Bandit che ti ridà le batterie, ti ricarica. Jenny, quando è che nasce la collaborazione Monster e Rainbow Six? Quando? Skin per Caveira a livello 3. Brasileiro. Un po' troppo vistoso, no? Per me è dislike. Secondo me è di sottofondo quando spari, invece che il suono della pistola senti. Al livello 4 per tutti gratis, un bel pacchetto alfa che non fa mai male, ma poteva esserci qualcosa di meglio. E il ciondolo del team Brasile. Ibana! Il cappuccio bianco di Ibana, giustamente. Cioè... Sì, proprio sentivo la mancanza di un cappuccio bianco su Ibana. Meno male! A livello 6, gratis per tutti. Per la prima volta vediamo Caveira in faccia, ragazzi. Ma quanti ne c'ha Caveira? Scusate, mi sono rimasta sconvolta. Che è tutto quel piturbinio qui? Dai, però ufficialmente sveliamo che Caveira non è un maschio come tanti di voi sostenevano, eh? Questa è una leggenda proprio. Finalmente mito sfatato. E insieme a lei 120 crediti R6 che non fanno mai male. Anzi, sti bei crediti prendiamoli subito. Per completare Ibana, il vestitino. Oddio. Hai un copricapo orribile. Ma guardate qua con il copricapo della casa di carta. Sembra un tutt'uno. È il suo, è finalmente fatto, si può usare apposta. Si può usare Ibana con il copricapo della casa di carta senza essere un pugno nell'occhio che ti vedono da 100 km. Comunque mi piace molto questo uniforme. A me piace il guantino messo qua nella saccoccia così. Ma è che figa. Penzola. Approve, questa mi è piace. Molto carina. Ovviamente non poteva mancare anche la skin per Ibana. Oh ma mi piace da matti questa qua, è bellissima. Io che sono main Ibana in certe mappe la voglio. Carina, carina, carina. Poi abbiamo il team USA, questo proprio con l'aquila americana. Questo proprio adesso 100%. Adesso dovresti cantare una canzone con la parola USA dentro. Tempo scaduto, penitenza. Ma attenzione, a livello 10 la Lio, vediamo un po' se esulta o se trema, il suo sguardo già spaventato. Mr. Termite FBI! C'è qualcosa che non va nel naso, posso dirlo apertamente, c'è qualcosa che non va in quel naso. Gliel'hanno piallato! Oddio! Gliel'hanno piallato! Allora, se lo guardo un po', mi sembra, mi ricorda il tizio di che fa Daredevil. Se tu lo guardi di lato. Miseria, sì, un po'. E tra l'altro è praticamente con questi occhiali cieco come Daredevil. Ma non capisco in effetti perché abbiamo il cappellino che è molto tempi moderni, no? Perché dobbiamo insistere allora con questo occhialino? Cioè, non si poteva fare una accoppiata un po' più moderna, sì. Quindi? La mano sfigata. Caveira! Allora, vabbè. Il vestito, cioè, è figo, però è un po' troppo sgargiante, secondo me. Cioè, si vede tipo dall'altro lato della mano. Posso dire una cosa? Cioè, sembra che ha messo una felpa sopra l'uniforme che già... Come se dico freddo, vi vesto. Sembra questo. Skin gratis per Valkyrie Warden. A me bella, piace. Bella, bella perché è lucida. Colori bravo, lucidi, belli, belli. Mi piace. Per Termite. Oddio, hanno fatto la versione moderna della skin Gloria. L'avete presente, Gloria? Che ormai ce l'abbiamo tutti duplicata 70 volte. Versione moderna. Dai, però non è terribile. È molto Donald Trump. Perché è vistosa come sì, il sì, suo cioè, colore arancione. Sì, ma anche come la sua boria. Sì, è vero. Quindi skin Donald, The Donald. Team Australia, quindi rip ai canguri. Forza koala. Forza koala, brava. E a livello 19.
Bello questo, questo non l'avevo visto, non me l'aspettavo. Questo sound veramente ci va a ballare il sabato sera in discoteca. Bello. Germania. Scommettiamo che il team Italia non c'è, ragazzi. Ovvio. Quanto scommettiamo? Noi ovviamente adesso lo stiamo ammirando, ma come facciamo a sbloccare i livelli? Giocando, giocando, giocando. Infatti ogni partita vinta ci darà 120 punti, un round vinto 60 e via via, insomma, quindi... Se giocate in ranked o non in ranked vi dà ancora più punti. E in più ci sono le sfide, sia personali che della community. Se vengono completate, sbam, vi bussano subito i livelli. Quindi, insomma, sarà abbastanza facile portarlo a termine. Siamo al vestito di Termite. Oddio, ti prego, dammi qualcosa di decente, ti prego. Bam! Non brutto, non brutto. Semplice, ma completamente diverso dallo stile di Termite. Non è convinta. La borsetta mi lascia un po' perplessa a me. Però non è male, dai. L'importante è il nastro isolante qua appeso davanti. Io sono curiosa di questa prossima uniforme. Vai, Mister Mozzi, fammi sognare. È tipo caveira maschio, praticamente. Ma perché? Perché i colori dell'Australia effettivamente sono il verde e il giallo. Skin per Sledge del Six Invitational. E questa è... non mi piace, no. Non mi piace. Per la me boccio. No. Mentre quella gratis per tutti, secondo me, di Mozzi è carina. È proprio uguale all'uniforme. Carina, mi ci piace. Ci sta alla grande, un po' vistosa, ma ci sta alla grande. E con i crediti R6 non si piange. Ma attenzione. Cosa io, sto a vedere? Chi è? Non riconosco. Chi è? Non è lo lui, riconosco. È lui, è Blitz, ragazzi. No, è bellissimo, è bellissimo. Allora, partiamo dal fatto che Blitz, signori, è un grande pregno. È bellissimo, no. Ora, il basettone alla Wolverine, dai, non sta, me l'aspettavo. Ci sta, ci sta. L'occhio, l'occhio azzurro, quanto è figo. Però... mi ricorda un po' Vettel, c'è qualcosa che la mascella, non lo so. Però è figo, se veramente figo. Se mi dovessero chiedere, lo bombi o lo passi? Tra tutti, vero? Figo, ci figo, sta, figo. Finora la cosa più bella è il Mr. Blitz. Quasi già sbloccherei tutti i livelli per prenderlo. Ma accanto a lui un altro figo, ragazzi. Un altro figo. Un altro biondone. Col baffo importante. L'orecchino all'orecchio. La fierezza, proprio. Ma questo qui è Terence Hill da giovani, signori. Ho visto da Terence Hill e Magnum P.I. A dove ti tenevano nascosto? Proprio sotto a un casco? A figo, me Mozzi così mi piace. Ho un po' di paura per il vestito di Blitz, perché mi è piaciuto tanto il copricapo. E invece no. E invece, bello, ragazzi, ci sta la grande. Tanta roba. Mamma mia. No raga, Blitz. Chi ci segue da tanto tempo sa che Blitz una volta era il mio main, prima che lo modificassero. E anche se ora fa schifo, devo tornare ad usarlo. Troppo figo. È uno di quelli che sicuramente attualmente gli è riuscito meglio. Ho paura, raga. Sento già la mappazza sullo stomaco per il livello 33. Vai. Inizio dal vestito, che secondo me è figo. È figo. Bello. Non mi dispiace affatto. Vai sul volto. No. Eccala là, oh, proprio, guarda, ma è gratis per tutti, l'hanno messo pure questo. Ma sta meglio con la maschera sto Sledge. Ma nel trailer sembrava Jason Statham dopo che aveva mangiato 18 panettoni a Natale, no? Dicevi Jason Statham. Questo che gli è successo, no, poverino? No, 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 guarda. Rimettigli la maschera. No, 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 andiamo avanti. Ma guarda qui Termite quant'era figo. Ma l'hai visto? Col capello brizzolatino, come un po' intriga anche a me. Guarda i bani, guarda d'occhi, sono tutte belle, sono tutti belli, guarda le gemme. Jason Statham, incredibile. Poi dopo... gli si è sciolta la faccia. Ecco. Gratis per tutti, il ciondolo del Six Invitational 2020. Quello che, finale. Che è carino. Carino, dai, questo ciondolo mi piace della molto, finale. Questo mi piace molto. Questo è un ricordo comunque dopo delle finali che saranno sicuramente spettacolari come ogni anno. Fateci sapere voi per chi ti fate. E chiudiamo con la skin per Twitch. Sì. Del Six Invitational. No, per tutte le armi. Oh, sbam. Questo era il pass battaglia che durerà esattamente 30 giorni su Rainbow Six Siege. Devo dire che ci sono tante cose carine. Operatori alti e bassi, colpi di scena. Ma tanti operatori che si vedono sotto una luce diversa. Per esempio il volto di Sledge praticamente perché non si era messo? Mai visto, no? Perché mi avete nominato Sledge? Decisamente questo è il mio flop, mentre il mio top resta il magico Blitz. Spettacolare. Scrivete voi nei commenti qua sotto qual è il vostro top, la cosa che vi è piaciuta di più e il vostro flop. Insomma, noi vi ricordiamo di lasciare un bel pollice in su se il video vi è piaciuto e soprattutto se volete supportare e vedere più Rainbow Six sul canale. E noi vi salutiamo e ci vediamo domani con un nuovo video. Sì, esatto. Cioè, pausa. Dobbiamo un pochino entrare dentro questo stato.